Buongiorno, benvenuti amici, benvenuti tutti. La mia gattona Sofì, vedete come ama farsi cullare, ama farsi coccolare, ama farsi dondolare, partecipa con me a questa lezione, a quest'ennesima lezione sulla boemia, no? La quinta lezione sulla boemia. Dopo aver parlato del... Sofì, stai buona. Dopo aver parlato la volta scorsa dell'epoca di Giorgio Podebrari, adesso parliamo dell'epoca degli Jagelloni come re di Boemia e poi anche dei primi Asburgo. Ci fermeremo all'inizio del 600. Sofì, aia, mi morde, non vuole stare con me, preferisce andare, essere libera. Aia, non mi mordere. Allora, aia, staccati. Sì, ti prometto, ti faccio andare. Dai, non ti tengo più, ti faccio andare. Salta. Ok, un bel salto per Sofì, quindi andiamo avanti. Abbiamo visto la scorsa volta che dopo la morte di Giorgio Podebrari, il re nazionale, il re ceco, il re ussita di Boemia, la dieta dei nobili torna ad eleggere un re straniero, un re non ceco e certamente non eretico, non ussita, bensì cattolico, ovvero Ladislao II Jagellone. E se avete seguito la lezione precedente fino alla fine sapete che questo era l'esito voluto dallo stesso Giorgio di Podebrari. Giorgio di Podebrari aveva lasciato per testamento la Boemia a Ladislao II Jagellone, cioè al figlio del re di Polonia, rinunciando alla successione da parte di suo figlio Vittorino. Perché ricordate, Gian di Podebrari aveva lasciato la Boemia alla Polonia? Perché aveva chiesto l'aiuto della Polonia contro l'invasione di Mattia Corvino, re d'Ungheria, ve lo ricordate? Quindi la dieta boema elegge Ladislao II Jagellone come re nel 1471, Ladislao II Jagellone regnerà fino alla sua morte, fino al 1516, realizzando in fondo quello che era stato il desiderio del defunto Giorgio Podebrari. Ovviamente anche Mattia Corvino pretendeva l'eredità boema, pretendeva di essere eletto re di Boemia, perché ricordate, Mattia Corvino aveva invaso la Boemia, aveva conquistato alcuni territori occupati, non ancora conquistati ufficialmente perché la guerra tra Ungheria e Boemia era ancora in corso, e tuttavia Mattia Corvino si era fatto eleggere anche lui, lo ricordate, re di Boemia, da una parte dei nobili boemi, gli avversari di Giorgio Podebrari. Quindi vi erano due re di Boemia, Giorgio Podebrari e Mattia Corvino. Quindi alla morte di Giorgio Podebrari, Mattia Corvino vorrebbe essere eletto. Vorrebbe essere riconosciuto come l'unico re di Boemia, invece la dieta boema elegge lo Jagellone, Ladislao II Jagellone. Comunque continuano a esistere due re di Boemia. Matteo Corvino non si rassegna, è ancora in guerra con la Boemia. Ovviamente Matteo Corvino sostiene, come vi ho già detto, di essere stato già eletto legittimamente re di Boemia durante le guerre di qualche anno prima. D'altra parte, Mattia Corvino ha l'appoggio del nuovo Papa Sisto IV, come dei papi precedenti, perché ricordate, Mattia Corvino, aggredendo la Boemia, stava realizzando la crociata indetta dai papi contro il re eretico ussita di Boemia, Giorgio Podebrari. Quindi è chiaro che il papato era fuori di Mattia Corvino. Ma voi direte adesso Giorgio Podebrari non c'è più, c'è un re cattolico sul trono di Praga, Ladislao II Jagellone. È vero, però è un re cattolico che, attenzione, è potuto salire sul trono, l'avete forse già capito, perché aveva promesso agli ussiti, agli utraquisti di Boemia, di salvaguardare appunto la confessione cristiana eretica utraquista e di salvaguardare compactata, ve li ricordate? E quindi, dal punto di vista del Papa, era sempre preferibile Mattia Corvino. Peraltro, tra i due re di Boemia, in realtà, sia Giorgio di Podebrari, sia l'attuale Ladislao II Jagellone erano stati invece accettati dall'imperatore germanico. L'imperatore germanico, malgrado il Papa parteggiasse per Mattia Corvino, invece era sempre stato dalla parte
del pur eretico Giorgio di Podebrari, adesso del suo erede, Ladislao II Jagellone. Quindi attenzione, dal punto di vista dell'impero germanico e anche dal punto di vista dell'elezione dell'imperatore germanico, della partecipazione al collegio elettorale germanico, ricordate che ovviamente la Boemia disponeva di uno dei 7 voti per eleggere l'imperatore del Sacro Romano Impero, era importante la designazione dell'imperatore. L'imperatore non aveva mai accettato Mattia Corvino come re di Boemia. È ovvio, l'imperatore germanico, i vari imperatori germanici avevano accettato prima Giorgio Podebrady, adesso il suo successore designato, Ladislao II, perché per loro non erano un pericolo, avevano buoni rapporti con i re di Boemia. Invece Mattia Corvino, vi ricordate, non solo aveva invaso la Boemia, ma avrebbe voluto essere anche, cercò di essere eletto imperatore di Germania. Quindi ovvio che l'imperatore di Germania non poteva essere a favore di Mattia Corvino. Mattia Corvino voleva prendere il posto dell'imperatore di Germania. Comunque esistono, per quanto strano, ancora 2 re di Boemia rivali. Ladislao II, come vi ho appena detto, aveva promesso agli utraquisti di salvaguardare il Compactata, di salvaguardare la libertà degli ussiti, ma in realtà sin dall'inizio lui cattolico aveva cercato di favorire il partito dei sostenitori della comunione sotto una sola specie, cioè dei cattolici. Ricordate che invece gli utraquisti praticavano la comunione sotto entrambe le specie, e infatti Ladislao II perseguita gli utraquisti. Molti nobili cattolici cacciano gli utraquisti dalle chiese e rendono difficile l'ordinazione dei sacerdoti utraquisti. In ogni caso, nel 1478 arriva finalmente il termine della guerra tra Boemia e Ungheria. Viene firmato un trattato molto importante nel 1478, il trattato di Olomouc, città della Moravia, che in tedesco si chiama Olmütz. La Polonia non era riuscita più di tanto ad aiutare la Boemia, che aveva continuato a perdere nei confronti dell'imbattibile esercito, ve lo ricordate, l'armata nera di Mattia Corvino. Quindi il trattato di Olomouc tra Boemia e Ungheria è tutto a favore dell'Ungheria di Mattia Corvino. Mattia Corvino eredita la Slesia, la Lusazia e persino la Moravia, quindi enormi territori che da molto tempo appartenevano alla Boemia. Entrambi, nonostante il trattato, restano re di Boemia. La Moravia, appunto, passa all'Ungheria e le tendenze separatiste della Moravia si fanno sentire. A partire dal 1480, tutti i documenti ufficiali della Moravia, tranne quelli regi, vengono redatti soltanto in tedesco, non più in ceco. Ma di fatto la lingua tedesca stava ritornando in auge, per cui anche in Boemia nel 1495 si rinunciò alla lingua ceca per i documenti ufficiali e si ritornò a scriverli in lingua tedesca. Gli ussiti non avevano solo il problema di un re cattolico che li perseguitava, sia pure non in maniera molto drammatica, avevano anche il problema, ve lo ricordate, della difficoltà di far ordinare propri sacerdoti, perché l'arcivescovado di Praga era da moltissimo tempo vacante, un arcivescovo ussita non c'era. Gli ussiti rispettavano la successione apostolica, non potevano ordinare da soli i propri vescovi e i propri sacerdoti, avevano bisogno di un vescovo che lo facesse, e non c'era. Ricordate che anche nelle precedenti lezioni abbiamo affrontato questo problema. Nel 1482 gli Ussiti trovano un vescovo italiano ben disposto, se lo portano dall'Italia, si chiama Agostino Santorio. Infrangendo i decreti del Papa, Agostino Santorio ordina anche i sacerdoti ussiti a Praga, contro appunto il volere di Roma.
Nel 1483 scoppiano dei gravi disordini in Boemia tra ussiti e anti-ussiti, e non è detto che disordini, soprattutto a Praga, ma anche in altri posti della Boemia, non è detto che questi anti-ussiti, non è scontato che gli anti-ussiti fossero cattolici. Gli ussiti si organizzano a Praga, formano una lega e sono determinati a difendere i principi della religione ussita. Schiacciano gli avversari, sia gli anti-ussiti, i cattolici, ma anche ricordate che li abbiamo già citati, gli ussiti estremisti, cioè i fratelli boemi. Gli ussiti di cui parliamo, gli utraquisti che erano rimasti al potere, erano quelli moderati. Ricordate che abbiamo detto che avevano eliminato i taboriti, gli orfaniti e altre correnti estremiste, ma abbiamo sempre detto nella scorsa lezione che un'altra corrente estremista aveva preso il posto dei taboriti, cioè i fratelli boemi. Comunque, gli ussiti, che io intendo qui col significato di ussiti moderati, riescono a ripristinare la situazione a loro vantaggio, sconfiggono sia gli anti-ussiti sia gli estremisti della loro stessa confessione dei fratelli boemi. Praga ritorna ad essere una città completamente ussita e anche Ladislao Jagellone viene sottomesso dagli ussiti, viene costretto ad accettare le decisioni degli ussiti, d'accordo, non è più in grado di perseguitarli. Gli ussiti militarmente vincono e lo sottomettono. Che cosa succede? Succede che nel 1485 il re, gli ussiti e anche gli anti-ussiti firmano un documento epocale, il trattato di Kutna Hora. Ricordate Kutna Hora? Era la città dove c'erano le miniere in Boemia. Il trattato di Kutna Hora è una cosa veramente memorabile perché stabilisce la tolleranza religiosa individuale, la libertà di coscienza individuale. È la prima volta praticamente nella storia d'Europa. Il trattato di Kutna Hora assicurerà 30 anni di pacificazione religiosa. Stabilisce la tolleranza e la divisione tra chiesa e stato. Ognuno in Boemia è libero di appartenere o agli ussiti o agli anti-ussiti o alla chiesa cattolica ed è soggetto soltanto all'organizzazione e alle consuetudini della propria chiesa. È vero che gli anti-ussiti cattolici prendono questa decisione in contrasto con il papato, quindi è separazione tra chiesa e stato. Anche i cattolici anti-ussiti accettano la tolleranza e accettano di riconoscere gli ussiti, gli eretici utraquisti, anche se il Papa vuole il contrario. I cattolici, i boemi, voltano le spalle al Papa e accettano la tolleranza religiosa. È vero che per qualche anno a Praga vi furono restrizioni nei confronti degli anti-ussiti cattolici, però in realtà la tolleranza, gli uguali diritti tra le due confessioni furono assicurate per molto tempo. Succede che però a un certo punto gli ussiti, che sono molto rigorosi in termini di morale ecclesiastica, si scagliano con loro stesso, col vescovo cattolico, un arcivescovo cattolico che, come abbiamo visto prima, ordinava i loro sacerdoti con Agostino Santorio, perché questo Agostino Santorio non era considerato abbastanza morale, era accusato di essere troppo tiepido nella predicazione, troppo, come dire, rilassato nei costumi, troppo avido di denaro, troppo avido nel pretendere compensi. Santorio sarà costretto a lasciare Praga e gli ussiti si ritroveranno nel medesimo problema che abbiamo visto prima, si ritroveranno di nuovo senza un vescovo che ordini i loro sacerdoti. E gli ussiti cercheranno per questo motivo di ottenere, ma senza risultato, l'approvazione dei compactata dal papato, perché questo avrebbe fatto sì che il papato avrebbe accettato
l'ordinazione di sacerdoti ussiti, ma il papato veramente intransigente non accetterà mai i compactata finché poi arriverà dopo qualche anno, lo sapete, la riforma protestante. E vi sarà la rottura completa, sull'esempio di Lutero, vi sarà la rottura completa tra gli ussiti e la Chiesa Cattolica, e a questo punto gli ussiti, esattamente come i protestanti, inizieranno ad eleggersi da soli i propri sacerdoti. Comunque, negli ultimi decenni del 400, questa corrente estremista degli ussiti aumenta enormemente di prestigio, aumenta di numero. I fratelli boemi, nonostante la persecuzione da parte degli utraquisti, acquistano sempre più adesioni, soprattutto nelle classi ricche e nelle classi intellettuali. Questo vuol dire che i fratelli boemi tradiscono gli ideali del loro fondatore di cui ho parlato nella scorsa lezione, perché il loro fondatore rifiutava tutto ciò che fosse materiale, mondano, voleva una vita sobria, e invece gli utraquisti iniziano a permettere ai loro membri di prendere parte attiva agli affari, di svolgere professioni anche lucrose, di occupare cariche pubbliche importanti, e molti nobili, ma non tanto tra i nobili, anche tra i nobili, ma proprio tra i borghesi ricchi, molti tra i borghesi ricchi passano ai fratelli boemi. Nel 1490, attenzione, muore Mattia Corvino, re d'Ungheria, e che cosa succede? Il suo successore è proprio Ladislao II Jagellone. Ladislao II Jagellone, già re di Boemia, nel 1490 diventa anche re d'Ungheria, quindi unificando Boemia e Ungheria non sarà l'unico caso, perché anche suo figlio, come vedremo, sarà re sia di Boemia sia di Ungheria. In questo modo Ladislao II, vi rendete conto, recupera i territori persi, territori che Mattia Corvino, il precedente re d'Ungheria, aveva conquistato a suo danno. Adesso lui stesso, Ladislao II Jagellone, che aveva dovuto cedere a Mattia Corvino Slesia, Lusazia e Moravia, diventa re, in quanto re di Ungheria si riprende Slesia, Lusazia e Moravia, che poi successivamente sarà stabilito, ritorneranno proprio effettivamente alla Boemia. Da questo momento in poi, dal 1490, riprendono i conflitti religiosi, ma riprendono anche gli scontri tra il re e gli stati, gli scontri tra gli stati stessi. La situazione della Boemia si deteriora, i nobili, i grandi magnati tolgono potere al re e spadroneggiano, causando a volte per gli scontri tra di loro una vera e propria anarchia, ma è la stessa cosa che stava succedendo in Ungheria. Il re era lo stesso, Ladislao Jagellone, in Boemia e in Ungheria. Come abbiamo già visto, come abbiamo visto nella lezione sull'Ungheria, anche in Ungheria succede che i nobili spadroneggiano e tolgono ogni tipo di potere a Ladislao. Il fatto di aver combattuto varie guerre contro Mattia Corvino, re d'Ungheria, non aveva rafforzato il potere del re di Boemia. Poi Ladislao II, anche questo l'abbiamo già detto, parlando della storia dell'Ungheria, lui era re sia di Ungheria che di Boemia, aveva un carattere veramente debole. Gli stati lo privano, gli stati nobiliari lo privano di potere, privano di potere anche i cittadini, privano di molti diritti anche i cittadini. Gli stati nobiliari esercitano, cioè il predominio dei grandi nobili, gli stati nobiliari esercitano il diritto di approvare le leggi. C'è anche da dire che in questo periodo riprende lo sviluppo economico, il commercio con gli altri paesi da parte della Boemia, e aumenta la coltivazione sistematica e lo sfruttamento della terra. I contadini però sperimentano delle condizioni sempre peggiori, aumentano le tasse sui contadini. Nella campagna viene introdotta la piscicoltura e i vivai di pesce che rendono moltissimo, e anche l'industria, per esempio l'industria della birra.
C'è una ripresa, sia pure blanda, dopo le guerre russite, delle arti, della cultura. Vengono prodotte opere giuridiche come quello dell'umanista Victorin Cornell. Sorgono notevoli architetture gotiche, realizzate da architetti come Matthäus Reisegg oppure Benedetto Reith. Vi è anche una grande fioritura della scultura, della pittura, fortemente influenzate, sia la scultura sia la pittura, ma anche l'architettura, dall'arte tedesca. Nel 1496 c'è una scissione, attenzione, all'interno dei fratelli Boemi. I fratelli Boemi, abbiamo visto, erano estremisti. Più degli Ussiti, molto più degli Ussiti, moderati, che appunto per questo motivo chiamiamo moderati, ma al loro interno si evidenzia un gruppo ancor più estremista, quello degli Amosei, che si staccano dai fratelli Boemi. Questo fatto però fa sì che la maggioranza dei fratelli Boemi, sotto la guida di fratello Luca, così si chiamavano tra loro fratelli, sotto la guida del fratello Luca, a partire dal 1496, si spostano i fratelli Boemi su posizioni più moderate, meno ascetiche, ma in fondo l'abbiamo già detto, i loro membri hanno il permesso di partecipare agli affari temporali, di ricoprire qualunque carica, e a loro si uniscono molti ricchi e molti nobili. La condizione dei contadini, come abbiamo detto, peggiora molto, già a partire dai primi anni del regno di Ladislao. La dieta, pensate, la dieta boema decide ufficialmente che nessun contadino può lasciare il campo che coltiva senza il permesso del suo signore. Aumentano anche i tributi e le corvée. Abbiamo questa dura rifeudalizzazione a svantaggio dei contadini. Ci sono contrasti anche tra le classi sociali. Nel 1497 c'è una rivolta dei cavalieri e il sempre più debole re Ladislao deve aumentare il potere dei cavalieri, che appunto si erano ribellati contro i grandi nobili. Ladislao concede ai cavalieri l'accesso alla corte suprema. 1497, nello stesso anno, viene istituzionalizzata proprio ufficialmente la servitù della gleba. I contadini diventano schiavi. Questa servitù della gleba viene confermata dalla Costituzione del 1500. Cosa succede? Succede che, non certo per volontà del re, ma per volontà dei grandi nobili, viene approvato un codice scritto nel 1500, chiamato Costituzione Boema o anche Ordinanza della Terra. Approfittando della debolezza del re Stanislao, i grandi nobili aumentano a se stessi i poteri. E in particolare aumenta enormemente il potere della dieta nobiliare. La dieta vota e gestisce le tasse e gestisce in parte anche l'esercito e controlla anche an altre istituzioni come la Corte Suprema, che viene sottratta al re e i cui membri diventano irremovibili e i cui verdetti diventano irrevocabili. Pensate che il re perde persino il diritto di grazia, viene proprio spogliato di tutti i suoi poteri, e la Boemia di fatto è nominalmente una monarchia, però di fatto è una repubblica aristocratica, esattamente come sta succedendo in Ungheria con lo stesso re Ladislao, ma come stava succedendo negli stessi anni anche in Polonia. Tutte e tre monarchie elettive deboli, in cui sono i nobili a governare in un feudalesimo sempre più arretrato, sono i nobili a governare mentre i sovrani perdono i poteri. Nel 1500 i nobili limitano ancor più la libertà dei cittadini. Viene, pensate, all'interno di questa Costituzione c'è scritto che i cittadini hanno divieto di commerciare nei distretti rurali e
viene impedito ai cittadini di essere rappresentati alla dieta. I cittadini però si difendono, scatenano una guerra civile e nel 1508 riottengono il diritto di essere rappresentati alla dieta boema. Nel 1517 verrà firmato un trattato, il trattato di San Venceslao, tra le città e i nobili. Le città rinunceranno al monopolio di fare o vendere birra e i nobili riconoscono l'autonomia delle città e confermano il loro diritto di essere rappresentati alla dieta. Di fatto, come in Ungheria, anche in Boemia, ben presto si affermano poche grandi famiglie che detengono tutte le principali cariche dello Stato. Queste famiglie si combattono continuamente tra loro, quindi anche in Boemia, come in Ungheria, si afferma l'anarchia, vi sono ruberie, egoismo di lotte tra fazioni per fare bottini, il re è completamente impotente. Se la Boemia, a differenza dell'Ungheria, viene risparmiata, non viene conquistata dai musulmani, avviene soltanto perché è lontana dalle armate dell'impero ottomano, perché l'impero ottomano non la vuole conquistare, la Boemia si accontenta, diciamo così, dell'Ungheria, altrimenti la Boemia non avrebbe avuto alcuna difesa, anch'essa come l'Ungheria, nei confronti dell'impero ottomano. Pensate che i nobili boemi si disinteressano totalmente della tragica sorte degli ungheresi, malgrado il re sia lo stesso, ma ai nobili che cosa interessa del re? Niente, i nobili boemi ottengono di essere esonerati dal diritto di fornire soldati in territorio nemico, capite? Quindi i nobili boemi non debbono pagare per fornire soldati per difendere l'Ungheria, perché è un territorio appunto straniero. E quindi i nobili ungheresi guarderanno con distacco e anche con un certo compiacimento il disastro che si abbatterà sull'Ungheria. Nel 1516 re Ladislao muore. Al suo posto, nel 1516 e fino alla sua morte, nel 1526, sia in Boemia sia in Ungheria va sul trono il figlio di Ladislao II Jagellone, che si chiama Luigi II Jagellone. Luigi II Jagellone ha solo 10 anni quando sale al trono e questo permette ai nobili di spadroneggiare sia in Ungheria sia in Boemia. Ne abbiamo parlato anche parlando degli ultimi anni di indipendenza dell'Ungheria. Tra l'altro in Boemia si scatena subito una guerra civile tra le due fazioni religiose, capeggiate dai due tutori, capite, di Luigi, che era piccolo, che era minorenne. Il capo degli utraquisti, Ussiti, Zdeněk Ljev di Rosmital, scrivo solo il cognome perché è molto difficile, e poi invece i cattolici, questo Lev di Rosmital aveva come carica quella di primo burgravio di Praga, e invece il capo dei cattolici Bratislav Sihoski di Rosenberg. All'inizio prevale Rosmital, cioè prevalgono gli utraquisti, ma le razzie degli utraquisti di Rosmital sono talmente spaventose che in realtà scatenano il malcontento di tutti e quindi il giovane re Luigi II lo sostituisce con Giovanni di Württemberg come burgravio di Praga. Giovanni di Württemberg, che si suppone sia gradito alla popolazione perché era, tra l'altro, il nipote di Giorgio di Podebra, vi ricordate, un re molto popolare, ma in realtà Rosmital non si arrende, rovescia la situazione. Questa guerra civile, che ovviamente è uno dei fattori che rovina la Boemia, prosegue nei pochi anni di indipendenza che restano alla Boemia, questa lotta tra le due fazioni religiose. Quello che succede poi a Luigi, in fondo, riguardo alla storia di Ungheria, ne abbiamo parlato relativamente alla storia di Ungheria. Luigi II
combatte gli ottomani come re di Ungheria, perché la Boemia si guarda bene dal partecipare, dall'aiutare, dal fornire aiuti alla guerra. Solimano il Magnifico invade l'Ungheria con un immenso esercito. Luigi II che cosa può fare con un esercito ridicolo? Assolutamente niente. Perde, l'abbiamo visto parlando della storia dell'Ungheria, ma anche della storia dell'Impero Ottomano. Perde nell'importantissima battaglia di Mohács, che è una tragedia nazionale per gli ungheresi. Gli ungheresi vengono quasi completamente invasi dagli ottomani e Luigi II muore sul campo, attenzione, nella battaglia di Mohács. Luigi II, come abbiamo visto appunto in altre video lezioni, combatte gli ottomani come re d'Ungheria con pochissimi aiuti stranieri. Come ho detto, con un esercito molto inferiore a quello di Solimano, la dieta boema si rifiuta di mandare aiuti all'Ungheria e quindi finisce così con questo disastro. Chi è il re di Boemia nel 1526, dopo la morte di Luigi II Jagellone, il secondo dei due re della dinastia polacca degli Jagelloni? A partire dal 1526 finisce l'indipendenza della Boemia, perché anche se la corona per un certo periodo resterà formalmente elettiva, la corona viene ereditata dagli Asburgo d'Austria e quindi inizia il dominio degli Asburgo d'Austria. Quindi come re sia di Ungheria sia di Boemia viene eletto Ferdinando I d'Asburgo d'Austria. Ricordate, il fratello del grande imperatore Carlo V. Un po' per paura degli ottomani, visto quello che era appena successo in Ungheria, un po' perché è corrotta, la dieta boema elegge Ferdinando I d'Asburgo d'Austria. La successione austriaca, la successione asburgica alle corone di Ungheria e di Boemia era ampiamente prevista perché, come abbiamo detto nelle video lezioni sulla storia dell'Ungheria, sia Luigi II Jagellone sia il padre, Ladislao II Jagellone, si erano strettamente imparentati con gli Asburgo d'Austria. Ferdinando I, nuovo re, dal 1526 al 1562 regna, periodo molto lungo. Ferdinando I d'Asburgo d'Austria è il cognato del defunto Luigi II, del re precedente del defunto Luigi II Jagellone, perché Ferdinando I d'Asburgo d'Austria aveva sua sorella Maria d'Asburgo, che aveva sposato Luigi II Jagellone. Quindi gli Jagelloni di Boemia e Ungheria si erano strettamente imparentati con gli Asburgo d'Austria. E allora, benché la dieta boema avesse ovviamente posto come condizione per l'elezione di Ferdinando che egli non discriminasse gli ussiti, Ferdinando era un cattolico asburgico, avrebbe desiderato l'uniformità religiosa, il ritorno degli ussiti alla Chiesa cattolica, tuttavia non era un fanatico, ma non era neppure, guardate, in condizione di imporre la controriforma. Il suo interesse principale era quello di opporsi a un'ulteriore espansione degli ottomani e quello ovviamente lo faceva in territorio ungherese, lo fece molto molto bene, fortificando il confine ungherese e riuscendo a respingere gli attacchi degli ottomani che nel 1529 per la prima volta arrivarono anche ad assediare Vienna senza neanche molti aiuti da parte di Carlo V, che era impegnato nelle guerre in Occidente con gli stessi ottomani nel Mediterraneo. Ferdinando I riuscì a cavarsela, a salvare anche quel pezzo dell'Ungheria, quel pezzettino di Ungheria che gli ottomani non avevano conquistato e che era stato ereditato appunto da lui. Quindi lui non poteva permettersi di imporre la controriforma cattolica, non aveva le risorse, non solo non era in grado di sradicare gli ussiti, ma in realtà
Non era suo interesse farlo perché lui aveva disperato bisogno dell'appoggio anche economico, finanziario dei nobili boemi. E i nobili boemi, per la maggior parte, erano ussiti. E quindi lui, Ferdinando I, iniziò a tollerare gli ussiti, a tollerare la comunione con le due specie e anche il matrimonio del clero che gli ussiti praticavano, in quanto li considerò non essenziali alla fede. Aveva bisogno dei nobili ussiti, non poteva schiacciarli. Tuttavia, lui sperava con l'accordo degli ussiti, quantomeno, di schiacciare gli estremisti, no? Con l'aiuto degli utraquisti. Dando appunto tolleranza agli ussiti utraquisti, schiacciare, vi ricordate, i fratelli boemi. E tuttavia anche i fratelli boemi avevano molti aderenti nella nobiltà, quindi non riuscì a eliminarli. E non solo, in Boemia si era diffusa anche la riforma luterana, anche se i luterani ovviamente in Boemia erano molto meno diffusi rispetto all'Ungheria e alla Polonia, già che la Boemia con gli ussiti, gli utraquisti, aveva già riformato la propria chiesa. Comunque i luterani avevano molto successo nelle comunità di lingua tedesca. Abbiamo già detto che molti erano i tedeschi all'interno del regno di Boemia. Gli ussiti non condividevano gli utraquisti molte posizioni dei luterani, però di fatto i rapporti, attenzione, tra utraquisti e luterani erano buoni, anche perché Lutero in persona aveva fatto l'elogio di Jan Hus, considerandolo un suo precursore, aveva spinto a stampare, a ristampare le opere di Jan Hus. Quindi non vi era ostilità tra utraquisti e luterani, ma ottimi rapporti i luterani li avevano anche con gli estremisti dei fratelli boemi. Nessuna di queste tre sette non cattoliche, di queste tre sette eretiche, viene perseguitata da Ferdinando I, spiegato perché non gli conviene, non se la può, non se lo può permettere. Gli Asburgo, i primi Asburgo che dominano Ungheria e Boemia, non vogliono ripetere l'errore dei loro parenti spagnoli che, tentando di imporre il cattolicesimo ai calvinisti olandesi, ricordate, avevano provocato la guerra d'indipendenza dell'Olanda, delle Province Unite, che era costata loro una guerra, agli spagnoli una guerra lunghissima e dispendiosissima, inutile, e avevano perso le Province Unite, che erano molto ricche. Gli Asburgo d'Austria non vogliono fare l'errore analogo, ecco, l'errore analogo a quello che era stato fatto dal ro loro ramo collaterale spagnolo. E quindi per il momento la controriforma, l'uniformità cattolica non viene imposta in Boemia. In realtà, luterani e fratelli boemi avevano ottimi rapporti. Dopo la morte di fratello Luca, che vi ricordate, conduceva i fratelli boemi, il suo successore nel 1528, fratello Augusta, è un maschio, si chiama fratello Augusta, cosa fa? Cerca di firmare un patto tra le due confessioni. Quindi i fratelli boemi con fratello Augusta si avvicinano sempre di più ai luterani. Inoltre, in Boemia arrivano altre sette protestanti radicali estremiste come gli anabattisti. Abbiamo detto, lo ripeto, il re asburgico Ferdinando I non aveva il potere, non aveva le risorse, non aveva neanche la convenienza di schiacciare tutte queste sette protestanti. Ci furono sì delle persecuzioni contro gli anabattisti, ma furono sporadiche, discontinue. Nel 1536 arriva anche il calvinismo, abbiamo studiato altrove. L'enorme successo, almeno all'inizio, che i protestanti hanno in Europa orientale, e quindi arriva anche il calvinismo, che però non ha molto seguito, come il luteranesimo non ha moltissimo seguito, perché, ripeto, c'erano già gli ussiti, c'erano già gli utraquisti. Nel 1547, comunque, una rivolta
da parte degli utraquisti nei confronti di Ferdinando I c'è, perché la Dieta Boema sfida Ferdinando I nel 1547 e si schiera con la parte dei protestanti tedeschi. Ricordate la Lega di Smalcalda, guidata da Federico di Sassonia, però poi i protestanti tedeschi, come sapete, perdono dai cattolici a Mühlberg. E Ferdinando approfitta di questa ribellione degli utraquisti della dieta nobiliare boema, si erano schierati a favore dei luterani tedeschi, ne approfitta per limitare i diritti della dieta e delle città e per perseguitare, se non gli utraquisti moderati, perlomeno, come abbiamo detto, i fratelli boemi. Infatti, nel 1548 Ferdinando I emana un editto che li costringe a convertirsi o andare in esilio. Molti di questi fratelli boemi si spostarono in Polonia, in Moravia, persino in Moravia, che faceva parte del regno di Boemia, dove l'editto di Ferdinando I non aveva efficacia. I fratelli boemi sopravvivono e dopo la morte di Ferdinando ritorneranno potenti anche in Boemia, rifiorirono sotto la guida di Jan Blachoslav. In seguito, come forse sapete, i fratelli boemi saranno guidati anche dal famosissimo Comenius, però fermiamoci qua. Blachoslav, quindi non vengono completamente debellati. Nel 1558, dopo l'abdicazione di Carlo V, Federico I, d'Asburgo, fratello di Carlo V d'Asburgo, viene eletto anche imperatore di Germania. Nel 1666, qualcosa cambia. Nel senso che vengono introdotti comunque i gesuiti in Boemia, quindi diciamo che un piccolo accenno di controriforma lo abbiamo a partire dal 1560-66. In realtà, appunto, abbiamo visto che Ferdinando I muore nel 1562, quindi nel 1500 66 c'è nuovo re di Boemia, Massimiliano d'Asburgo, che regnerà dal 1562 al 1570-76, d'accordo? Quindi sarà in realtà Massimiliano d'Asburgo e non Ferdinando I nel 66 a introdurre i gesuiti in Boemia. Prima di morire, però, Ferdinando I fa un'altra cosa, fa nominare come nuovo arcivescovo di Praga Antonin Prus, 1561, e ancora una volta Ferdinando I non cerca la repressione degli utraquisti, ma un accordo con loro. Porta avanti, insieme a questo nuovo arcivescovo cattolico di Praga, Prus, una politica tollerante, sperando in una riconciliazione. Prus nomina alcuni sacerdoti ussiti, pensate, convince persino Papa Pio IV ad ammettere la comunione sotto le due specie. Quindi grande tolleranza nei confronti degli utraquisti anche negli ultimi anni di regno di Ferdinando I, ma niente, gli utraquisti non ne vogliono sapere di una riconciliazione con la Chiesa Cattolica, la politica di Ferdinando fallisce. Man mano che si va avanti, i sovrani asburgici, non solo in Boemia oppure in Ungheria, ma anche nell'Austria stessa, diventano sempre più duri, sempre più controriformisti. Iniziano ad uscire, ad essere educati, ad uscire dai collegi dei gesuiti, a volte completano anche la loro educazione in Francia. Abbiamo visto il nuovo re di Boemia, lo riscrivo, Massimiliano d'Asburgo. Lo ripeto, dal 1562 al 1567,
76. Lui vorrebbe imporre la Controriforma cattolica. Massimiliano d'Asburgo, figlio del precedente, vorrebbe imporre la Controriforma cattolica, ma non ci riesce minimamente. Nel 1567 Massimiliano è costretto, pensate, addirittura ad abolire i compactata, gli editti che sancivano l'accordo tra gli Ussiti e la Chiesa Cattolica, e a riconoscere una Chiesa utraquista completamente indipendente. Insomma, diciamo che nei primi decenni della dominazione asburgica della Boemia la Controriforma fallisce. Pensate che verso la fine del Cinquecento le case dei gesuiti chiudono, sia gli utraquisti sia gli luterani, sottraggono fedeli alla Chiesa Cattolica. Siamo intorno al 1570, il protestantesimo arriva al suo acme, al punto di maggior successo in tutta l'Europa orientale. I cattolici diminuiscono, i protestanti aumentano, il protestantesimo ormai è penetrato profondamente in Boemia. Massimiliano d'Asburgo non può che essere tollerante, soprattutto nei confronti dei luterani. Fate attenzione, però, tutti sanno che alla morte di Massimiliano d'Asburgo, cioè la previsione è che vada sul trono di Boemia un altro Asburgo, questa volta molto molto intollerante, cioè Rodolfo, d'accordo? Rodolfo II d'Asburgo, che era proprio un campione della Controriforma. In previsione di questo, che avverrà nel 1576, l'anno prima, nel 1575, utraquisti, luterani e fratelli boemi si mettono insieme per resistere, d'accordo, alla Controriforma cattolica dell'Austria. Concordano una professione di fede comune, la Confessio Bohemica, che pur senza creare una chiesa protestante unitaria di tutte le sette, permette a tutte le sette protestanti di presentarsi unite. Rodolfo II va sul trono della Boemia dal 1576 al 1611. A differenza dei sovrani precedenti, Rodolfo II d'Asburgo vuole imporre la Controriforma, vuole imporre la Chiesa Cattolica, vuole perseguitare i protestanti. E finalmente la Controriforma degli Asburgo d'Austria ottiene dei successi. All'inizio del 600 gli Ussiti sono in declino. Perdono per sempre l'entusiasmo, il nerbo e la popolarità che avevano avuto per secoli. Molti abbandonano gli Ussiti e confluiscono tra i luterani oppure tra i calvinisti. All'inizio del 600, con Rodolfo II, la Controriforma cattolica avanza e ottiene alcuni successi. Molti funzionari protestanti vengono sostituiti con i cattolici. Tuttavia, i protestanti reagiscono e hanno per il momento ancora la meglio. Nel 1609, fate attenzione, i protestanti uniti della Boemia, che sono la maggioranza assoluta dei cittadini boemi, costringono Rodolfo II a concedere la lettera di maestà, che concede molti diritti e molte libertà ai protestanti e alla Chiesa riformata Boemia, Boema. Però, dopo Rodolfo II, vediamo l'ennesimo Asburgo, Mattia. Ok, Mattia era un imperatore debole, non mette in discussione la lettera di maestà e le libertà dei protestanti boemi. Mattia regna dal 1611 al 1619. Però, proprio alla fine del suo regno, abbiamo la svolta definitiva. Mattia, imperatore debole, imperatore di Germania e re di Boemia. Re di Boemia dal 1611 al 1619, che succede? Che Mattia, 2 anni prima di concludere il suo regno, cioè attenzione, nel 1617, nomina in anticipo come re di Boemia, come suo successore, un suo parente, perché lui non ha figli, Ferdinando
Ferdinando d'Asburgo di Stiria. Ferdinando d'Asburgo, che in quel momento governava la Stiria, uno dei territori austriaci. Ferdinando d'Asburgo di Stiria. Questo Ferdinando d'Asburgo di Stiria è davvero un cattolico controriformista fanatico, educato dai gesuiti, che aveva già schiacciato duramente i protestanti nei suoi possedimenti, nei propri possedimenti, cioè in Stiria. Nel 1617, nonostante tutto, sembra strano, la dieta dei nobili boemi, che sono per la maggior parte protestanti, eleggono 1617, Ferdinando d'Asburgo di Stiria viene eletto come re designato della Boemia. Ma ben presto, di fronte ai propositi di dura repressione cattolica controriformistica da parte di Ferdinando, gli stessi nobili boemi, come tutta la Boemia, si ribelleranno e sapete cosa succede? Ci sarà la defenestrazione di Praga, la rivolta, la rivoluzione boema. I boemi dichiareranno decaduto Ferdinando e offriranno la corona boemia a un principe protestante, Federico del Palatinato. E questa è una cosa famosa, la defenestrazione di Praga. Federico del Palatinato che cerca di sottrarre a Ferdinando d'Asburgo la Boemia, l'inizio della guerra dei 30 anni. E i protestanti boemi che da lì a poco saranno sconfitti nella battaglia della Montagna Bianca e subiranno nel corso del 600 la dura repressione cattolica degli Asburgo d'Austria. Ma la defenestrazione di Praga e la guerra dei 30 anni è un'altra storia. Arrivederci, buonasera.